Sì, siamo esattamente a Piazza Trilussa, hai detto bene, siamo quindi in Trastevere, appunto nel cuore della Movida romana e qui vi raccontiamo, dopo avervi raccontato prima appunto come dicevi, quelli che sono i controlli per anche la minaccia anarchica, qui invece vi raccontiamo i controlli appunto sulla vita notturna. Vedete alle mie spalle ci sono non solo i mezzi dei carabinieri del nucleo radiomobile ma anche altri mezzi perché questi sono controlli di tipo interforze. Con noi c'è proprio il tenente colonnello Alessandro Dominici che è il comandante del nucleo radiomobile dei carabinieri. Che tipo di controlli vengono dispiegati in questa zona al fine settimana? Buonasera, si tratta di servizi definiti di alto impatto, sono finalizzati praticamente ad aumentare la densità di presenza delle forze di polizia, sono interforze sotto l'egida dell'autorità di pubblica sicurezza. Sono mirati soprattutto a verificare che non vi sia presenza di sostanze stupefacenti presso la popolazione più giovane e in questo vengono impiegati i militari dell'unità cinofile con i cani appunto per la ricerca di stupefacenti. Chiedo magari anche sì all'operatore se ce lo mostra, qui c'è Alida che è uno di questi cani, quindi appunto ci diceva, tenente colonnello, i cani. Esattamente, Alida è un giovane appartenente a un'unità cinofila di 2 anni e viene impiegato proprio per la ricerca delle sostanze stupefacenti. Altri target che ci poniamo sono quelli del rispetto del divieto di mescita ai minori di sostanze alcoliche, come il controllo della mescita degli alcolici e soprattutto della guida in stato di ebbrezza. Quindi con gli etilometri verifichiamo anche che coloro che hanno vissuto la serata presso la Movida poi, se sono in stato di alterazione, non prendano i mezzi di trasporto guidandoli. La vita notturna è diventata quella che era già prima della pandemia, quella insomma prima del 2020. Dal punto di vista delle risse, com'è la situazione? Intanto dobbiamo dire sì che l'effetto pandemia lo diamo ormai per totalmente concluso, sono ormai mesi che la Movida è ricominciata esattamente come prima del Covid. Per quanto riguarda la questione dei delitti che offendono l'ordine pubblico, quindi tra essi le risse, la presenza massiccia di forze dell'ordine è finalizzata anche ad aumentare la visibilità e quindi la percezione di sicurezza e contrastare eventuali soggetti facinorosi che dovessero avere in animo di produrre attività violente, tra cui le risse.